mi sono messo tutti i capelli indietro. Giustizia è fatta, va bene? La mia zuppa serale sembra... Fra un po' mi metto la brillantina e li metti, va bene? Siete pronti? Perché finalmente bisogna festeggiare, sono irriconoscibile, bisogna festeggiare la giustizia che in questo paese è stata fatta da questo governo di ottimati. Che cosa hanno scelto facendo un vertice ferragostano? Che cosa hanno deciso? Un tempo i vertici pensavano che si occupassero delle politiche, delle libertà, delle democrazie, delle occupazioni, dei soldi. No, la giustizia è fatta perché si sono visti, si sono consultati e hanno deciso che si chiudono le discoteche, e hanno deciso un'altra cosa straordinaria. Io non ho parole, cioè se non l'avessi letto su le agenzie non ci avrei creduto, per questo faccio questa zuppa serale che è imbarazzante anche a doverla raccontare. Cioè hanno deciso che nei luoghi pubblici tra le 18 e le 6 di mattina c'è l'obbligo della mascherina all'aperto, tra le 18 e le 6 di mattina. Quindi la situazione è la seguente: oggi hanno deciso che non si va in discoteca perché lì ci sono i contagi, e poi hanno deciso che se tu alle 17.59 ti trovi in un luogo pubblico assembrandoti non puoi mettere la mascherina, alle 18.01 ti fanno un culo così, e questi stanno tutti intorno a un tavolo a Palazzo Chigi per decidere queste minchiate. E la cosa straordinaria è che noi stiamo zitti, muti. Tra l'altro la questione dei giovani è cresciuta molto semplicemente, l'abbiamo certificata nelle zuppe, e prima ci hanno raccontato che i giovani portano il contagio. Stronzata! Il fatto che siano positivi è evidente, ma il fatto che siano ammalati è una fake news. Andate e bussate, toc toc, lo palco. Dove sono finiti quei 5 che stavano morendo, che hai raccontato tu in Puglia, candidato e presidente del CTS pugliese? Dove sono? Dove sono i veneti in rianimazione quando non ci sono gli stessi numeri che avevano fatto facendo grande clamore? E poi come si può ancora definire un positivo un malato come stanno facendo tutti quanti? Siamo impazziti. E ragazzi, guardate che la cosa è semplice. Prima hanno creato la cosa dei giovani, e poi quindi le discoteche, e poi gli assembramenti, e poi gli aperitivi, e poi è facile quello che succederà, è scritto. Si sono inventati il distanziamento a scuola, i banchi, 2.500.000 banchi, avevano una possibilità perché non si ottenesse 2.500.000 banchi, sapete cosa? Fare un appalto il 12 di agosto pensando che i primi di settembre in 8.000 comuni italiani arrivassero i banchi, lo sa anche un bambino piccolo che non avrà mai. E poi già che è difficile l'impresa, a chi la affidi? A der commissari Arcuri. Perché vi faccio questa retroscena? Perché i banchi non arriveranno, e hanno detto beh vabbè, però possiamo mettere le mascherine a scuola. Quello che succederà garantito, ve lo scrivo, segnatevelo in questa giornata ferragostana, che chiuderanno le scuole, prima una a Milano, poi un'altra a Bergamo, poi un'Alzano, poi arriverà il provveditore che dirà ma non posso prendermi la responsabilità. D'altronde se chiudi le discoteche, chiudi gli assembramenti, certo sulla scuola ci hai provato, ma dopo che ci hai provato, perché la cultura è più importante della musica ovviamente, gli assembramenti siete delle merde, mentre se andate a scuola siete ovviamente dei grandi cittadini. Beh insomma, dopo che avranno chiuso le scuole, mi viene anche un dubbio, e un dubbio che poi è quello favoloso, e cioè il dubbio è questo, che c'è uno stato di emergenza fino al 15 ottobre, appena prorogato, e sapete perché? Perché ci sono elezioni il 20 settembre. Allora sentite bene, i giovani portano i contagi, stanno aumentando i contagi, falso, perché in realtà aumentano i contagi ma diminuiscono le terapie intensive, ma non lo diciamo questo perché siamo ben contenti di raccontare soltanto la parte drammatica della luna. Aumentano i contagi, i contagi sono i giovani non vanno in discoteca, ci abbiamo provato a mandarli a scuola ma neanche a scuola si va. Beh, insomma, se non mandiamo neanche le persone a scuola, ma veramente possiamo fare le elezioni regionali? Toc toc, cari cretini d'italiani che pensate e vi indignate, ma c'è una malattia, c'è l'emergenza, è evidente che lo stato di polizia sanitaria non può che prevedere che le elezioni vengano rimandate. D'altronde il 20 settembre sono state rimandate, già il 20 settembre sono rimandate. Ecco, questo è il filo rosso. Pensate che non si rivoterà mai più? No, io non penso che non si rivoterà mai più, ma ogni mese è un mese guadagnato da questo governo di cialtroni, e questo è il punto fantastico di questa operazione. Non c'è un complotto dietro, il mondo è scioccato come lo siamo noi, tutti sono infelici a modo loro, ma il punto incredibile che pensare che a Palazzo Chigi si veda e partoriscano l'idea che dalle 18 alle 6 si deve mettere la mascherina nei luoghi pubblici se non c'è la possibilità del distanziamento sociale, beh, io la trovo fantastica, anche perché l'unico distanziamento sociale si può avere con l'aereo privato ad andare a Mykonos, si può avere vivendo in delle ville invece con delle piscine invece che andare nelle piscine pubbliche. Il distanziamento fisico tra le 18 e le 6 non è permesso. Guardate ragazzi, che se ci pensate un secondo a questa roba qua, vi vengono i brividi, gli stessi brividi che oggi non vengono quando noi subiamo queste minchiate, non verranno quando chiuderanno le scuole, non verranno quando rimanderemo le elezioni regionali, perché ovviamente c'è un'emergenza sanitaria e tutti là come mascherati staremo lì a subire la dittatura di questa dittatura.
ragazzi, parliamo, le dittature sono cose serie, quattro cialtroni che pensano di prenderci per il naso, ma non facciamoci prendere per il naso, dalle 18 alle 6, dalle 18 alle 6, io voglio vedere quei poveracci delle forze dell'ordine che dovranno far rispettare questa cosa, io alle 17.58 giuro non lamento, 17.59 non lamento, finalmente alle 18 e un minuto indosso la mascherina, perché sono nello stesso luogo dove prima delle 18 il virus non l'attaccavo e dopo le 18 lo attacco, questi sono matti proprio col botto.